Importanti novità nel campo della ricerca medica sono state annunciate dalla neuroscienziata di fama internazionale Antonella Santuccione Ciada, intervenuta stamani alla quarta edizione di Visionaria, l'Adriatic Innovation Forum in via di svolgimento al Palabecci presso il Marina di Pescara. La neuroscienziata, originaria di Cipagatti, sta lavorando per aprire proprio in Abruzzo un centro di ricerca per la medicina di precisione. Stiamo lavorando per questo e ci sono delle discussioni in essere a che appunto il pubblico ed il privato lavori insieme con un partenariato a far sì che si stabilisca appunto un centro di ricerca che vada a studiare le caratteristiche che sono specifiche dell'uomo e della donna quando, ahimè, ci ammaliamo, per far sì che ci sia uno sviluppo farmacologico, uno sviluppo clinico, ma anche semplicemente ricerca scientifica che vada a considerare queste peculiarità del corpo femminile o del corpo maschile, facendo una medicina di precisione e specifica. Lei ha lavorato molto sulle malattie neurodegenerative, l'Alzheimer in particolare. Si stanno compiendo importanti passi in avanti. A che punto è la ricerca e quali sono le aspettative maggiori? Allora, la ricerca ha fatto negli ultimi 20 anni passi da gigante. Consideriamo che quando io ho studiato la neurologia e le neuroscienze, e tutt'oggi la barriera ematoencefalica, barriera direi che non ci passava nulla attraverso questa membrana che riveste il nostro cervello. Oggigiorno invece sappiamo che addirittura gli anticorpi, che sono tra le molecole più grandi prodotte nel nostro corpo, attraversano questa barriera, che più barriera non è, vanno nel cervello, puliscono, mangiano le placche, le proteine tossiche e in qualche maniera fanno sì che la malattia di Alzheimer progredisca in maniera più lenta rispetto ad un'assenza di terapia. Quindi che cosa vuol dire? Che in realtà abbiamo una prospettiva importante per tutta la neuroscienza, perché questa è una scoperta pionieristica e rivoluzionaria che secondo me darà vita a tante nuove ricerche, ma soprattutto a tanti grossi investimenti, perché la neuroscienza costa tantissimo, forse più di tutte quante le altre branche della medicina, e la speranza è per i pazienti ma anche per chi fa ricerca è proprio data da questa finalmente innovazione che viene portata anche in Europa. L'Agenzia del Farmaco Europea ha dato il consenso, ovviamente non ha per particolare categoria, gruppo di pazienti particolarmente particolarmente indicati a beneficiare di questa terapia, ma la notizia appunto è freschissima. Noi siamo felici per i pazienti, per le famiglie e per tutte le persone che io ho incontrato nella mia vita da medico e che ho potuto aiutare così. Ora spero che si possano aiutare così.